Ciao ragazze, nuovo video, outfit più imminente, piccolo haul, e vi faccio vedere l'outfit di oggi, che finalmente sono uscita stamattina, sono ancora un po' acciaccata, cioè sono ancora, diciamo, non proprio del tutto guarita, mi sa che ce ne vorrà ancora per un po', però insomma mi sono sistemata un attimo, sono uscita, era da lunedì che non facevo un outfit, quindi ero abbastanza debilitata anche dal punto di vista fashion. E quindi avevo voglia di fare un outfit carino e non ho fatto niente di particolare, sono andata a prendere una ricetta e ho fatto un giro velocissimo al mercato e ho preso due cose da mangiare, insomma, solo che devo rendervi partecipe insomma, di questo aneddoto. Ho comprato delle cose che poi vi faccio vedere e ci credete che sono abituata a portare tipo borsoni enormi di shopping quando vado a Brescia, i vestiti di Vincenzo, eccetera, eccetera. Non riuscivo a entrato. Volevo che ci fosse l'ancillotto, ma è andato con Simone. Non riuscivo a portare due misere borsine di shopping. Questa cosa mi ha molto segnata, diciamo, perché oggi che ho smesso di prendere le pillole di Muscoril, che sono quelle che rilassano i muscoli, ho dei dolori che non potete capire. E portando due borsine veramente leggere, perché sono abituata a quantità esorbitanti di shopping e me le porto tranquillamente. Non è che sia una persona super forzuta, hanno delle forze incredibili nelle braccia, però questa cosa mi ha un po' rattristito. Sì. Però l'outfit l'ho fatto abbastanza carino e volevo farvelo vedere. Ho anche spuntato un pochino la frangia. Niente, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ho spuntato la frangia dal parrucchiere, ovviamente, però non me l'ha fatta bella come l'altra volta. C'era un'altra tipa, un'altra signora che non ho mai visto lì nel solito negozio dove vado. E niente, non, boh, me l'ha fatta un pochino meno bene. Me l'ha fatta proprio dritta, l'altra me l'aveva fatta un pochino più, boh, più che incorniciava il viso meglio. Comunque, ho dovuto lavare i capelli due volte ieri. Anche lì ho tremulato un sacco perché avevo usato l'olio di ricino. E non mi si erano sciacquati bene, quindi ho dovuto rilavarli un'altra volta, lasciam perdere. Ho fatto un trucco sui toni del cobalto, verde cobalto, e rossetto questo qua di Kiko, quello Frisul, quello la linea verde. L'outfit mi piace tantissimo. Allora, la mia voce purtroppo non è delle migliori. Indosso questo cappottino, che è un cappottino di Diesel che avevo preso sempre in quel mercato di Pisoni, appunto, dove sono stata anche stamattina in maniera abbastanza veloce, e l'avevo pagato 5 euro, un cappottino semplice, nero, carino, che si adatta a questi look un pochino così in pelle, eccetera, eccetera. Poi, allora, questa salopette, che è quella che ho comprato da Vincenzo, una salopette in ecopelle nera, che ho stirato l'altro giorno, che devo stirarla tutta a Simone. Ho cercato di stirarla un pochino con sopra un'altra magliettina di cotone. E carina, tutta in ecopelle nera. Io l'ho voluta mettere con questa magliettina, a camminare fa un po' di casino. L'ho voluta mettere con questa magliettina in pizzo, che adesso vi faccio vedere, che è una magliettina molto molto carina. L'avevo presa da Stradivarius con i saldi, l'avevo pagata pochissimo. È a collo alto, vedete, tutta in pizzo bianco, sembra un po' quella delle spose. E anche qui sul fondo della manichina, vedete, fa così. Molto molto carina, l'avevo pagata veramente pochissimo, ma forse 3 o 4 euro, 4, 3,99, una cosa del genere. E mi piaceva abbinata in contrasto con le copelle. Mi piace questo abbinamento molto semplice, ma allo stesso tempo particolare. Cioè semplice, semplice per modo di dire, indosso una tuta nera in ecopelle lunghissima, vabbè. La borsa, la solita Calvin Klein, non avevo proprio voglia, poi c'era Simone che dormiva, che ha fatto la notte, quindi non ho cercato altre borse, queste riesco senza ammazzarmi. Allora, vi faccio vedere sotto. Ho deciso di mettere queste scarpe qua, che sono le mie Jeffrey Campbell, quelle che ho comprato da quella ragazza su Facebook. E sotto ho questi bellissimi collant di Primark, non so se li vedete, aspettate, penso che così si vedano, ok, vedete, sono dei collant di Primark, con tutti questi ricami, questi fiori che si intravedono dalla scarpa, si intravedono perché non è che si vedano tanto, in realtà sto per morire, ok, vedete che spuntano proprio dalla scarpa e mi piacciono davvero tantissimo. Mi sentirete continuamente lamentarvi. Non dovrei farvi dei video outfit, però alla fine, cioè anche nella vita quotidiana, comunque
comunque capita di abbassarsi, non abbassarsi, non è che mi faccia male, dipende dai movimenti che faccio, quindi vabbè. Questo è l'outfit completo, cioè la tuta, non riesco a farvela vedere meglio di così, faccio vedere magari indietro, spero che non faccia schifo perché non mi sono specchiata, quindi sapete che io ho questa cosa di non specchiarmi dietro, quindi appunto non specchiandomi dietro non vedo mai come sto dietro, infatti a volte sono anche un po' spettinata, insomma, occhio non veda, cuore non duole, oh mio Dio, ho sentito un crack, ok, niente, è andato il bottoncino, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di tornare presto con degli outfit giornalieri. Purtroppo però se sto in casa che non esco, sono uscita 2 volte questa settimana. Non che non potessi uscire perché ero in infortunio, però non avevo proprio neanche molto l'umore giusto di uscire o la voglia, insomma non avevo neanche granché da fare. Cioè no, sarei dovuta andare a fare un po' di spesa così, però ho preferito stare a casa a riposare giustamente. E niente, probabilmente ci sarà un nuovo outfit, magari domani che è sabato e domenica e forse anche lunedì che devo andare dal medico. Quindi non sarà niente di esagerato. Se faccio qualche outfit carino vi faccio vedere. Intanto io vi saluto e vi faccio adesso il video haul, e però questo era solo l'outfit per salutarvi. Ci vediamo al prossimo. Ciao, aspetto di leggere i vostri commenti.